Segui La 7 anche su Instagram. La 7, ovunque con te. Meloni è rientrata nel suo ruolo, lei sa parlare, sa fare politica e l'ha fatto vedere benissimo. È andata proprio su tutti i temi, ovviamente mettendo anche delle pezze, ad esempio sul contante, eccetera, nel senso che è intervenuta a posteriori per far vedere che c'è ancora una coalizione salda. Questo ovviamente, poi abbiamo qua l'onorevole Mulè, ma ovviamente fa già capire le mosse della Lega, quindi la necessità di stare insieme è forte. Cioè Forza Italia ha fibrillato prima per i posti, la Lega fibrilla sul posizionamento. Ma il tema vero è che questo posizionamento non può diventare più di lotta di governo, perché sei al governo con una coalizione con cui stai da 30 anni, da 28 anni, quindi non puoi più agire in quel modo. Se agisci in quel modo ti crei un nemico interno e quindi distruggi. Devi sperare che ti lasciano mano libera sui porti, così almeno c'è una bandiera tua. Ha già messo la mano avanti, ha già dimostrato ampiamente che voleva essere in quella direzione. Giorgia ha la necessità di farsi avanti e in tempi rapidi. Noi siamo in una società non solo perché quello che accade necessita un intervento rapido, ma siamo in una società dove siamo abituati ad avere tutto e subito, dai social al telefono. Quindi i tempi si accorciano e la necessità di intervento è ampia. Quindi anche il contante è un diversivo, mentre invece gli interventi sull'energia, sul costo delle materie prime, su quello che accadrà anche ad esempio alla raffineria in Sicilia, diventano temi fondamentali, perché poi avremo a spasso un sacco di persone che perderanno il lavoro. Quindi questo è il tema e di questo gli italiani vorrebbero sentir parlare, ovviamente. Ecco, infatti, perché le battaglie di posizionamento rischiano di rimanere su un piano, diciamo, tra virgolette, ideologico. È un momento in cui il paese a gran voce urla per una serie di problemi molto concreti.